Buongiorno ragazzi e bentornati sul mio canale. Quest'oggi voglio parlarvi di un liquidity pool che possiamo tranquillamente chiamarlo DEX o exchange decentralizzato che gira sulla blockchain di Ethereum. Al suo interno si possono fare gli swap tra token e token oppure tra Ethereum e token. È compatibile con diversi wallet, è un exchange non custodial, quindi per accedere bisogna avere un wallet decentralizzato e vi sto parlando di Uniswap. Andiamo nel dettaglio dopo la sigla. Eccoci qua sulla pagina ufficiale. Mi raccomando, accedete a questo exchange decentralizzato tramite uniswap.org. Il simbolo di Uniswap è questo unicorno. Avete la possibilità sia di visualizzarlo in rosa, che è il colore associato all'unicorno, oppure potete anche metterlo col colore nero. Allora, i punti di forza di Uniswap è appunto la decentralizzazione e di non essere un exchange custodial, quindi non detiene le nostre chiavi private. Essendo decentralizzato, non bisogna fare una procedura di verifica di identità, quindi soliti documenti, carte d'identità, eventualmente codice fiscale e prova di residenza. Non dobbiamo fare nulla di tutto ciò, nessuno dei nostri dati viene messo dentro questo exchange decentralizzato. Uniswap viene anche chiamato Liquidity Pool, infatti su questo exchange vengono listati parecchi token riceventi, anche appena nati, e c'è una grande richiesta per accedere a questo exchange decentralizzato per quanto riguarda appunto il listing, quindi troviamo veramente tanti token R20, tanti token legati alla DeFi, sia nati precedentemente e sia proprio i neonati appena immessi sul mercato. La home page va un po' a descrivere quello che fa questo exchange decentralizzato. Qua ci sono alcuni wallet compatibili per quanto riguarda il supporto e lo scambio dei token e di Ethereum. Notiamo anche che c'è Coinbase. Per collegare Coinbase, poi vi farò un video dedicato perché non si passa direttamente all'app classica di Coinbase Exchange, ma bisogna scaricare Exchange Wallet, ma di questo ne parleremo più avanti. Prima di tutto, prima di iniziare a farvi vedere come operare su questo DEX, è meglio che impariate a utilizzare ad esempio l'estensione per Google MetaMask. MetaMask, ho fatto un video in precedenza, ve lo metterò come link. È un wallet desktop e anche mobile che vi permette di gestire i token ERC20 e più avanti vi farò vedere come poter gestire all'interno di questo wallet anche Binance Chain. Allora, per utilizzare Uniswap basta andare qui, Use Uniswap. Arrivata a questa schermata, noi possiamo decidere di fare lo swipe, ad esempio, con Ethereum verso un qualsiasi altro token listato all'interno di questo exchange. Ce n'è veramente un'infinità. Possiamo anche scambiarlo con il token utility dell'exchange stesso. Vi faccio l'esempio. Connetti wallet. Come potete vedere, qua ci sono tutti i wallet che si possono connettere ad Uniswap. Io consiglio MetaMask o eventualmente Coinbase Wallet. La cosa che mi sento veramente di consigliarvi, quasi obbligarvi a imparare a usarlo, è MetaMask. MetaMask, voi detenete le chiavi private del vostro wallet, è totalmente decentralizzato e si collega a diverse liquidity pool. Se avete anche paura magari di un attacco hacker o qualsiasi altra cosa possa danneggiare il vostro portafoglio, si può interfacciare anche con il Ledger. Per installare MetaMask vi lascio la guida in descrizione, ho fatto un video abbastanza dettagliato ma molto semplice come utilizzo. Ovviamente il DEX, girando sulla blockchain di Ethereum, noi per fare gli scambi e per effettuare i pagamenti delle fee, nei nostri wallet bisogna che deteniamo almeno un quantitativo di Ethereum sufficiente, se no altrimenti la transazione non andrebbe in porto. Adesso andiamo a fare una prova, ad esempio volendo scambiare un Ethereum per Uniswap, andiamo a vedere che al cambio attuale otterremo 84,70 token di Uniswap.
Bisogna ovviamente connettere il wallet, che poi lo fa tutto praticamente in automatico. E qua ci sono i minimi che riceviamo, il prezzo e la liquidity provider fee, quindi 0,003 Ethereum. Una volta cliccato qui, connesso il wallet, noi andremo a fare lo swipe tra Ethereum e in questo caso il token Uniswap, che ce lo ritroveremo in automatico o su MetaMask o su Wallet Connect o su Coinbase Wallet, Fortomatic o Portis. Vi ripeto, usate MetaMask o, se non vi va proprio questo wallet, poi vi faccio una guida su Coinbase Wallet, ma io vi consiglio sempre questo, da imparare in assoluto. Ovviamente al momento della registrazione dell'attuale video le fee per il gas di Ethereum sono molto elevate, sia perché c'è una grande hype attorno ad Ethereum, il prezzo sta lievitando, ci sarà tra poco Ethereum 2.0, molte coin e token della DeFi girano su Ethereum, quindi il gas, che è l'unità di misura del prezzo delle fee di Ethereum, è veramente alto, quindi vi consiglio al momento di non utilizzare degli scambi con Ethereum, compreso anche Uniswap. Questo vi faccio questo video tutorial tanto per farvi vedere come funziona questa piattaforma decentralizzata, con la speranza che ci sia un riassestamento sulle fee di Ethereum come era un tempo, perché sennò veramente sono improponibili. Nel caso volessimo cambiare una criptovaluta per un token che al momento non è ancora su Uniswap oppure in stand-by o non ha abbastanza liquidità, possiamo fare in questo modo. Ad esempio, voglio scambiare un Ethereum per XCURB. È un token che non è disponibile attualmente direttamente su Uniswap. Cosa si fa? Si va su Show, 10 More Inactive Token. Andiamo a vedere la criptovaluta che ci interessa listare. Eccolo qui, XCURB. Cosa faccio? Importo. Lo importo, gli do ok, ho capito. E in questo momento appare disponibile il pair con Ethereum verso XQUR. Qua ovviamente ci sono di nuovo tutti i dati, le fee, l'impatto sul prezzo e così via. Solita cosa, si connette il wallet e noi possiamo fare lo scambio interno. Per questo video di partenza sull'utilizzo di Uniswap direi che è pressoché tutto. Come al solito vi chiedo di iscrivervi al canale, di lasciarmi un like se il video vi è piaciuto, di commentare questo video e gli altri video e di unirvi alla nostra community di Telegram, dove trovate il link sia in descrizione sia sul titolo del mio canale, dove potete chiedere qualsiasi cosa agli utenti e ai miei amministratori e cercheremo di darvi una mano il più possibile, soprattutto ai principianti di questo settore. Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo al prossimo video.